14 mesi sì, c'era stato. E scusami, non lo sapevo. No, no. Per cui di pugno il dottor Cantone ha espresso la perfetta compatibilità di qui al direttore generale, dottor Bruno Di Nesta, dicembre 2018. Giovanni. La seconda comunicazione come presidente di campagna, visto che siedo anche nella direzione generale del Gruppo Nazionale, parte del Consiglio del Gruppo Nazionale, su volontà del presidente della Grazia, veramente il mio personale di Grazia, a vivere. E in quanto il 2015 è stato sicuramente un anno difficile, ma non credo che il 2016, per quello che compete al Capo dello Stato, di farsi promotore nelle sedi istituzionali del nostro accalorato e accorato grido di dolore. Mi sono permesso di concludere l'incontro ponendo i sentimenti sul tavolo del Presidente della Repubblica, dopo il ragionamento del Presidente Vairati e dei due Vicepresidenti Vercellotti e Filippeschi. Io mi sono semplicemente limitato a dire che abbiamo fiducia nelle istituzioni, noi continuiamo ad avere fiducia nelle istituzioni, però bisogna far sì che la fiducia non diventi sfiducia e che la sfiducia non si trasformi in un'angoscia profonda. Questo ciò che è stato l'incontro durato più di un'ora e un quarto con il Presidente della Repubblica. Mi sono limitato a una sintesi estrema. Grazie e possiamo votare per i verbali precedenti, il segretario? Sì, dal 257 al 264. Allora, si vota per l'approvazione dei verbali di deliberazione numero da 257 a 264 relativi alla seduta del Consiglio Provinciale del 30 dicembre 2015. All'unanimità? Ok, va bene. Si candidano a parlare consigliere. No, ah, scusa. Allora, no, pensavo che si fossero già candidati a parlare. Vabbè, secondo argomento è questo. Approvazione del scusa, il piano. Piano. Allora, approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione col PTPC allegato al programma triennale per la trasparenza e l'integrità della provincia di Salerno nel triennio 2016-2018. Mi limito a una relazione tecnica. Sapete tutti che entro il 31 gennaio è fatto d'obbligo. Piano triennale. Ho bisogno degli occhiali, non vedo. Piano triennale di prevenzione della corruzione da adottarsi in adempimento a quanto prescritto dalla legge 6 novembre 2012, la 190, costituisce uno strumento indispensabile per la prevenzione dei fenomeni di mala amministrazione. Quindi con il presente aggiornamento del piano del PTPC del 2016-2018, la provincia di Salerno ha ritenuto necessario, a seguito delle indicazioni fornite dall'ANAC con la propria determinazione del 28 ottobre 2015, di effettuare una nuova mappatura
di tutti i processi organizzativi gestiti dai diversi settori dell'ente, ai fini proprio di individuare quelle aree di rischio o a rischio più esposte ai fenomeni di mala gestione. Quindi il suddetto aggiornamento si propone, in coerenza con quanto richiesto dall'ANAC con la determinazione sopra richiamata, l'adozione di un piano il più possibile rappresentativo degli effettivi processi organizzativi dell'ente, delle dinamiche socio-territoriali e del contesto esterno e interno in cui opera l'amministrazione provinciale. Per cui, a seguito dell'emanazione della legge 190/2012, l'ex CIVIT, ora ANAC, aveva individuato nell'organo esecutivo dell'amministrazione pubblica quello competente all'adozione del piano, in quanto contenente misure organizzative di carattere gestionale volte all'attuazione delle normative e degli indirizzi emanati dalle competenti autorità. Quindi, con la determinazione 2015-12 numero 12 del 28 ottobre 2015, l'ANAC ha evidenziato il ridotto coinvolgimento nel processo di formazione del piano degli organi di indirizzo della politica in senso molto più ampio, ritenendo utile pertanto l'approvazione di una da parte dell'organo consiliare di un documento di carattere generale sul contenuto, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale. La predisposizione del piano rappresenta, come è noto, un adempimento prescritto dalla legge 190 e illustra le esigenze indefettibili da perseguire attraverso lo stesso, riassumibili sinteticamente come segue. Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, prevedere per le attività individuate i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, prevedere sempre con riferimento alle attività individuate obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni legislative o di legge. Con la sopra citata determinazione e nelle more della modificazione del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione dell'articolo 1,2 lettera B della legge 190, ha fornito indicazioni operative in merito alla predisposizione dei piani triennali. Sottoporre a mappatura il maggior numero possibile di processi, così da avere una migliore rappresentazione dell'effettivo contesto interno all'ente, analizzare ai fini della ponderazione e valutazione dei rischi anche il contesto esterno, ossia le dinamiche socio-territoriali in cui opera l'amministrazione, utilizzare nel processo di gradazione dei rischi il criterio della prudenza, approfondire l'area di rischio dei contratti pubblici ed evidenziare, oltre alle aree di rischio cosiddette obbligatorie, altre aree di rischio specifiche degli enti che predispongono i piani. Nel processo di formazione 2016-2018 della provincia di Salerno si è tenuto conto, oltre che della normativa sopra richiamata, del comunicato del Presidente dell'ANAC del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto riordino degli enti locali ai sensi della legge 17 aprile 2014 numero 56, funzioni delle province, trasferimento e adozione del piano 2016-2018. Quindi sono stati oggetto di mappatura, infatti, tra gli altri, tutti i processi afferenti alle funzioni fondamentali della provincia, così come individuate ai commi 85 e 88.